Però sai, Paolo, stavo notando in effetti il livello di zoom insieme a te e direi che è notevole la mia patata. Intanto vediamo di scoprire come raggiungerci, caro Sam Paolo. Sì, ma secondo me dobbiamo uscire da questa base, quindi io proseguirei tranquillamente con queste prime missioni affidateci dalla signora violacea al centro dell'arena. Sì. E poi credo che prima o poi ci incontreremo. Diamoci una mossa, sì. Testa di Ravanello. Non ho capito cosa devo fare, perché mi dice che sono deboluccio di costituzione. Se clicchi su... Se tu clicchi su... In basso a destra c'è il task. Ah, eccolo lì. Ah, è un po' come le stelline di Neverwinter. Tipo. Ok. Devi sbloccare i tizi, sostanzialmente. Ah, con il mio potere... Lì c'è un potere di interrogare. No, io sono è una roba magica. Questo che faccia fa adesso? Spara! Ah, questo deve essere il cattivo vero allora. Dici? Il traditore. Eh sì, abbiamo entrato il traditore allora. Ok. Speak to Emperor Miraculous. Ok. E lei, Imperatore Miraculous? No, questa è Alix Petra. E quello là in cima, allora. Il nostro imperatore. Lì è l'ologramma degli ologrammi. L'ologramma di tutti i tucci degli ologrammi. Guarda come è potente. Devozione Dominion. Devo prendere il tram, caro Sempa. Quindi l'imperatore ci ha detto di andare in tram. Mm-hmm. Eccolo qua ancora. Ma che bello. Ma le mai leggini un Berlusconi nel tram a Milano che ti compare fuori così in ologramma? Berlusconi mi è più sul nano, questo sembra un elfo, scusami. Ah sì, è vero. La razza è importante. È vero. Che brutto. Ah, hai capito che l'imperatore ha del sangue Eldan nelle sue vene? No, non l'avevo capito. Quindi, aspetta un attimo, quindi Nexus, il pianeta dove stiamo per sbarcare, in realtà è il pianeta natale degli Eldan, la razza fantasmagorica sparita da tempo. Aio. Eccoci che siamo arrivati da qualche parte. Chissà se sei in giro anche te o se sarai nelle bancarelle. Però in effetti continua a non vederti. Clicchi col tasto O, come in ogni morph che si rispetti, si apre l'elenco degli amici. Sì. Di fianco al mio nome dovresti avere lì sulla destra l'iconcina Options. Se ci clicchi, puoi... Oh, signor, quei due fantasmini che parlano. Sì, i fantasmini per parlare, certo. Ok. Adesso devo solamente capire dove diavolo sei sulla mappa. Sì, ti vedo qua. Eccoti qua. Tu hai il simbolo... Sei davanti a me. Tu hai il simbolo... Sulla cartina è il simbolo di un alieno. Uno sopra l'altro in questo momento. Esatto, io sono sopra, comunque tu sei sotto, però non ti vedo. Secondo me siamo ancora in un... Ah, guarda, c'è il tasto Sync to Group. You are not in the same instance as your group. Click to sync. Vengo io. Dov'è il tasto Sync to Group? È sopra il gruppo che hai creato. Ora mi dovresti vedere. Eccoci! Eccoli lì! Oh, che salto! Ancora non ho capito come posso attaccare qualcosa, perché non ho neanche un'arma. Anch'io, mi manca. Quindi, la pistola. Andiamo un po' a fare le missioni, dai. Cominciamo subito, via. Arrivo. Mondo Slab. Va bene, okay, attivato. Quindi dobbiamo attivare quell'altra. Attivata la numero 2. Ah, ma stiamo ammazzando gente come se piovesse. Ah sì? Serve ad ammazzare gente? Non ci ho mica fatto caso. Non lo so, io sto cliccando come se non ci fosse un domani. Dobbiamo parlare con Minion Togor per ricevere l'arma. Eccolo qua. Dobbiamo metterci l'arma che ci ha appena dato. Sarà il classico tasto C. Tasto I. Tasto I. Tasto destro. E lui, zac! Sai che non ho ancora capito come funziona? Aia! Continua a massacrarli, ma non, sinceramente non capisco come... Vieni qua, vieni dall'altra parte. Questi li devi schivare. Questa zona qua la devi schivare, no? Ah. E quindi dove bisogna andare? Vieni qua dove sono io, che c'è il mostro. Ah. Ok. Quanti pezzi di carne.
Sì, ho preso adesso io. Adesso ho preso qualcosa anch'io. Ok. Qua, perde acqua. Com'è sta cosa? Gocciola. Shatata! Io sono a posto. Te serve ancora qualcosa? Non ho capito. Sono a posto con gli oggetti. Ah, dovevamo raccogliere degli oggetti? Ah, sì. Bene. Sai che non ho ancora capito come funziona il sistema di combattimento? Ci vuole ancora un attimino, vero? E se clicchi sulla voce Place the Chess Samples in the Chum Bucket, ti viene fuori praticamente la stradina che devi percorrere. Dobbiamo riportare a Empor il miracoloso. Quindi dobbiamo riprendere ancora il tram. Ah no, basta andare da questo qua in fondo, che è lo stesso. È la stessa cosa. Questo, questo qua in fondo è l'imperatore. Era quello quindi, di prima, no? Sì, è sempre l'imperatore. Ah, parlane con la giusta, come dire, notizia. Esatto. Ok. Thank you, my emperor. Ti ricordi quante partite abbiamo fatto a Neverwinter prima di arrivare ad avere qualcosa di decente? N.000. Dobbiamo parlare con un altro pippottino. Va bene. Parliamo con Calidor. Questo qua. The faithful serve without question. Abbiamo parlato. Dobbiamo prendere Seiknel. No, dobbiamo inginocchiarci di fronte a ste piante. Ma non ho capito. Dobbiamo, cioè, ma che missione è questa, scusami? E andare sugli oggetti con l'ingranaggio e attivare un qualcosa. Di meditare di fronte agli altari, sostanzialmente. Ho capito, ma neanche in The Elder Scrolls Online ci sono missioni così ridicole. Sono d'accordo anch'io, questa cosa qua mi dà un po' fastidio, onestamente, è proprio ridicola. Perfetto. E torniamo a parlare con Imperatore Miraculous. Ah, io devo parlare anche con lo scientista Trinix. Quello io non ce l'ho. Sarà probabilmente una missione di classe. Ok, no niente, era... Sì, può essere, perché era proprio io ne ho una stupidata. Qua per l'esplorazione, la società dell'esplorazione, quindi probabilmente sì, a me me l'ha fatta uguale a te, solo che è un'altra persona, perché io sono esploratore, come abbiamo detto all'inizio. Ah, tu sei esploratore. Ah, sì. Ecco. Ah, siamo arrivati al Museo Imperiale, esatto, parrebbe. Esatto, il Museo Imperiale. Devo parlare con Artemis Zinn. Prima di parlare con Artemis, hai parlato con Artemis? Non ancora, ma perché devo scannare qualcosa? Prima non parla con Artemis. Cose. Che questa ci dà, incomincia a darci un'armatura. Ah, bello. Anzi, ci ha dato. Ah, sono salito di livello. Anch'io. Anche. Mettiamo subito l'armatura. Bella. I. E siamo senza. Ma come si fa a mettere l'armatura? Vediamo un po' che cosa ci dà di. Di ricompense. Fammi capire come funzionano. Abbiamo le abilità. Col tasto 1, col tasto 2. Adesso ci sono. Ah, gli altri tasti vanno sbloccati. Io adesso ci ho sbloccato soltanto il tasto 1 e il tasto 2. Uguale per te? Sì, 1 e 2. E poi ho il tasto R. Che non ho capito bene cosa fa. Il tasto R? Io non ce l'ho il tasto sì. R. Non ce l'ho il tasto R. Si vede che la tua classe... E deve essere io che sono scienziato. Sei scienziato e sei studiato. In più ci sono gli Amps. Che sono in pratica le... Come si chiamano? Le spec. Quindi le personalizzazioni particolari per il tuo personaggio. Bisogna completare la storia, giusto? Il Tales from Beyond the Fringe. Devi raccogliere dei database che si trovano al piano di sopra. Ok, ho scaricato il primo. Andiamo a scaricare il secondo. Ok, e andiamo a scaricare il terzo. Dove sta il terzo? Download, era su un divanetto. Bene, ottimo. Find the Galactic Explorer Handbook, cioè guida galattica per autostoppisti. Che tra l'altro, non vorrei dirlo, ma si trovava allegramente in cima a una scaffale e non capisco come sono riuscito a beccarlo. Adesso fai troppe domande, Inspected data cube. Dobbiamo ispetturare il data cube. Questo gira, si incazza un po'. Dobbiamo parlare con Artemis Zin Groupis. Le Groupis di Artemis. Bella, somigliano a lei. Parliamo con questa.
Sì, sta cosa qua è un po' lenta a partire, in effetti, Un po' lenta, diciamo che è un eufemismo. È quasi un complimento, dici? Tutto ricordando che questo, come dire, non è un free to play, ma c'è un bel canone da pagare. Ok, attivato. Troviamo un altro, la R. Il tizio che, il coso che fa le foto, praticamente. Sì, me ne sono reso conto. Trovato il secondo e il terzo. Va bene, filmato. Oh, la trama si infittisce ogni, sempre di c'è più. C'è la bagasciona. Questo c'ha le tette di fuori, però non male. C'è la bagasciona a cui fanno le foto. Parliamo con l'imperatore Miraculous. Sì, Miraculous. Miraculous. Escazibus. Sì, mio imperatore. Bisognerebbe magari iniziare ad attaccare qualcosa, ecco, avere un po' più di guerriglia attorno a noi. Caro Senpa, facciamo una cosa, visto che questo primo filmato è bello lungo, è stato sempre... È veramente molto bello. Sì, molto bello, molto lungo. Facciamo una cosa, chiudiamolo qui questo video, in modo da poter dividere e spezzare un po' la noia, il video a chi sta guardando. Sì, bravo, sono d'accordo. E rimandiamo quindi al prossimo video, salutando tutti quanti. Ciao! No, non ricominciare a saltare. Doppio salto, ma che roba! Ah, ma c'è anche il doppio salto! Ciao! Ma cos'è, un platform o un morto? Lo scopriremo. Ciao, buon Senpavor! Mazza, che tette! Hai visto che patatona che sono? Porca miseria! Non ci facciamo mancare niente, Perché non ti posso sparare? Non ti posso sparare, ma no, non c'è fuoco amico.